Consigliere Paglio. Grazie Presidente. Oggi evidentemente non è un bel giorno per la maggioranza, perché quello che è venuto sui giornali, i conflitti interni che ci sono, diciamo questi, chiamiamoli regolamenti di conti o scambi di opinione, come meglio si vogliono definire. Però è solo un'anteprima del film che probabilmente si verrà a realizzare fra qualche tempo. Un altro problemino che ha questa giunta con gli assessori sono gli assessori al bilancio. Il primo assessore al bilancio, Tabacci, anziché prendere e fare una ristrutturazione organica, anziché tirar fuori i famosi conigli dal cappelli per verificare come far quadrare i conti, ha concentrato tutte le sue energie nella vendita dei gioielli di famiglia, cosa che in qualche maniera è riuscita, cosa che ha salvato il bilancio dell'anno scorso. Quest'anno la stessa cosa, non partendo dal presupposto che la stessa cosa non può essere venduta per più di una volta, la cosa non può essere ripetuta. La prima iniziativa che ha fatto, la prima annuncio che ha fatto l'assessore al bilancio è stato: faremo un'operazione condivisa, vedremo insieme dove effettuare gli eventuali tagli, come fare a far quadrare i conti. Ecco, di condiviso non abbiamo visto praticamente nulla. E non è un bel segnale. L'unica cosa che sappiamo è che nonostante l'aumento al massimo di quello che può essere, e queste sono notizie dai giornali, perché noi solo dai giornali veniamo informati di quello che accade nel nostro Consiglio Comunale, nonostante alzare al massimo tutto quello che può essere alzato, nonostante questo mancheranno comunque, sembrerebbe, 100 milioni di euro. La domanda è: dove verranno presi questi 100 milioni di euro? Perché non viene fatta trasparenza su dove si ha intenzione di prenderli questi 100 milioni di euro? Il sospetto è che si voglia sollevare un tappeto e nascondere queste operazioni, intanto per iniziare, ai consiglieri di minoranza, ma ancora più grave alla cittadinanza stessa. Cosa ci si aspetta? Ci si aspetta, che ne so, dico un'ipotesi, di modificare il contratto di servizio con l'ATM, dare meno servizi ai cittadini, dando meno servizi ai cittadini, meno corse, una riduzione delle corse, un esborso minore nei confronti dell'ATM, porterebbe quei 100 milioni di euro in tasca, che però andrebbe a cozzare con un'altra operazione che è stata fatta, che è stata la crescita dell'area C, la nascita dell'area C. Quindi io tolgo ai cittadini l'ATM, tolgo ai cittadini la possibilità di muoversi, ok, e contestualmente mantengo inalterate determinate cose, perché a questo punto io l'area C non la posso più togliere. Cos'altro andremo a fare? Nonostante questo, le motivazioni di natura ideologica devono comunque trovare accoglimento. Quindi le caserme che dovevano essere destinate all'housing sociale non vengono mandate all'housing sociale, ma vengono date ai Rom, secondo un principio che i Rom, che non hanno provveduto al benessere della nostra nazione, non hanno pagato tasse, non sono inseriti, devono essere privilegiati rispetto ai milanesi. Beh, io non capisco francamente qual è il fine ultimo di questa vostra gestione. Io, se potessi dare un suggerimento all'assessore, veramente al posto suo cercherei una condivisione nella redazione del bilancio, quantomeno per condividere le responsabilità di queste scelte. I cittadini presto, molto presto, solleveranno questo tappeto, e nel sollevare il tappeto troveranno i risultati di queste scelte, passatemi il termine, scellerate, che vengono fatte da parte di questa giunta. Io invito formalmente l'assessore a trovare un punto di colloquio con la minoranza, quantomeno per condividere la responsabilità delle scelte che sta facendo. Credo che questo non sia possibile, perché quello che viene in questo momento fatto è far quadrare i conti sulla pelle dei cittadini milanesi. Noi come minoranza abbiamo un compito, che è quello di impedire che ciò venga fatto. Grazie.